Ciao a tutti, sono Stefania Tondin, la titolare del Salone Total Look di Cembra. Dopo 68 giorni di chiusura, forse vediamo un po' di luce e riapriremo il 18 maggio. Stiamo aspettando le ultime precisazioni dei protocolli delle linee guida per vedere come sviluppare al meglio il nostro servizio e la sicurezza per noi e soprattutto per la clientela. Ora vediamo insieme le nuove procedure per il servizio. Alla nostra entrata del salone richiederemo l'accesso con la mascherina e soprattutto igienizzare bene le mani. Vi chiederemo di indossare i guanti, buon uso anche questi, per chi non li dovesse avere con sé noi li diamo a disposizione e diamo anche a disposizione la mascherina nel caso si dovesse sporcare nel servizio tecnico di colore o permanente. Così abbiamo la mascherina pulita anche per l'uscita. L'ultima cosa, misureremo anche la temperatura del corpo. Ecco come cambia la postazione del lavaggio. Abbiamo messo il plexiglass per avere maggiore sicurezza e igiene. Adopereremo asciugamani monouso. Qua siamo nelle poltrone dove si faranno i tagli o l'applicazione del colore, che abbiamo dovuto ridurre i posti di due, quindi è uno da una parte e uno dall'altra, e soprattutto tra un cliente e l'altro andrà fatta la igienizzazione. Su questo piano andrà fatta con l'alcol, così andremo a eliminare tutto, e soprattutto con spazzola, forbici, qualsiasi attrezzo utilizzato per ogni cliente andrà sterilizzato. Purtroppo non si potranno vedere le riviste, quindi le mettiamo via, però vi daremo l'accesso al wifi, così potete vedere lì il gossip sui vostri telefoni e smartphone. Quando verrete da noi in salone, ci troverete con questa mascherina, e quando invece andremo a fare il conto alla cassa, dovremo mettere anche questa. Così siamo ancora più spaziali. Però sotto la mascherina e sotto il plexiglass siamo sempre noi, le vostre care amate parrucchiere. Vi ricordo che si può venire in salone solo su appuntamento e bisognerà aspettare fuori il proprio turno per motivi di sicurezza.